sappi che non sei una persona stupida. Sì, grazie. Scusa, non intendevo insinuare che... Volevo solo confidarmi con te. Non è una cosa che direi a chiunque, ma ho notato che ci sai fare con le persone e avrei un problema. Con mia sorella, Nat. Vuole diventare me. Diventare te? Che vuoi dire? Ho il terrore che voglia seguire le orme della sorellona. Voglio dire, pensa alla vita che facciamo. Senza offesa, Blu, ma la sicurezza personale non è esattamente tra le nostre priorità. Non voglio che mia sorella finisca come me, a schivare proiettili e scappare dalla gente a cui ho pestato i piedi. Anche per questo cerco di stare in giro il più possibile. Insieme a te, poi, è ancora meglio. Forse, se mi faccio vedere poco, le passerà la voglia di imitarmi. Tornerebbe ad essere la dolce e innocente Nat, cittadina modello che consegna i giornali. Cosa devo fare, Blu? Non puoi decidere per lei, Piper. È una scelta sua. Però puoi decidere se far parte della sua vita o no. Hai ragione. È una sua scelta. Ed è giusto che sia così. Grazie, Blu. Chi avrebbe mai immaginato che avrei viaggiato con una persona così interessante? Persone come te non le fanno più. La nostra amicizia è molto importante per me, sai? La cosa è reciproca, Piper. Viva la verità. Comunque, grazie per avermi ascoltata. Mi sono tolta un peso. Allora, riprendiamo il viaggio?